Nuove assunzioni nel comparto tessile nonostante la crisi. A fronte di numerosi pensionamenti si sono infatti aperte nuove opportunità di lavoro nel distretto laniero. In particolare si cercano una trentina di figure, tra operai specializzati ma anche giovani senza esperienza da formare, da inserire fin da subito nelle aziende del comparto tessile del territorio. Oggi, nella filiale di Via Rimini dell'Agenzia per il Lavoro ADHR Group, si è tenuto il primo recruiting day in presenza post-pandemia. Noi abbiamo pensato questo recruiting day legato al settore tessile. Quindi tutte le figure che andranno in ricambio generazionale nei prossimi mesi. Questa è la richiesta che ci hanno fatto tante aziende clienti di comunque cominciare a cercare delle figure che possano vedere nel tessile ancora un futuro e un interesse. Abbiamo più di 30 posizioni aperte sul settore di filatura, rifinizione, tessitura. Ci piaceva dare un segnale di riapertura proprio sul territorio perché purtroppo anche noi siamo stati penalizzati nel dover fare soprattutto colloqui Skype o telefonici, ma adesso è arrivato il momento finalmente di potersi rincontrare anche con i candidati. Sono state una cinquantina circa le persone che si sono presentate alle selezioni a fronte dei 30 posti disponibili. Sto cercando un lavoro un pochino più stabile, un pochino più fisso. Lei lavora comunque nell'ambito del tessile? No, al momento no, lavoro nei musei. Diciamo, abbiamo avuto diversi problemi in pandemia e quindi ora si cerca qualcosa di un pochino più stabile e con contratti un pochino più lunghi. Da un anno e mezzo mi ha chiuso la ditta e ora sto lavorando a una settimana qui, una settimana là, sempre sui tessile. Ora devo fare un colloquio per un lavoro, speriamo che mi vada bene. Il lavoro è quello che è. Ti fanno fare una settimana, poi ti fanno fare stare 3 giorni a casa, poi ti ripigliano altri 15 giorni e non c'è verso l'amore a trovare un lavoro fisso. Lei sta cercando lavoro, da quanto tempo appunto lo cerca? Effettivamente dal 2012, lavoro proprio stabile sì. Poi vabbè, ho fatto qualche cosina, quello che si trova, però vero e proprio lavoro non l'ho trovato. Le aziende per le quali sono aperte le selezioni sono piccole e medie realtà della zona che vanno da un minimo di 5 a un massimo di 50 persone impegnate al loro interno. Stanno arrivando persone sia che si vogliono un pochino rimettere in gioco e magari avevano abbandonato un po' il settore tessile e sia persone che al momento purtroppo magari le aziende non sono riuscite, tra virgolette, un po' a sopravvivere negli ultimi 2 o 3 anni e quindi stanno ricercando una nuova realtà in cui mettere a disposizione la loro professionalità. Anche i ragazzi che magari non hanno avuto esperienza nel settore tessile, ma sono interessati a questo mondo un po' artigianale, un po' professionale, in cui crearsi, ecco, una nuova professione, un nuovo lavoro.